Esercizio sapendo che la temperatura superficiale media del Sole è 5504 gradi centigradi, calcola la temperatura superficiale di una stella che rispetto al Sole è il raggio doppio ed emette un flusso di energia radiante 200 volte maggiore. Flusso di energia radiante sarebbe quanta energia elettromagnetica emette al secondo, quindi si capisce che stiamo parlando del fenomeno dell'irraggiamento termico, è la legge di Stefan Boltzmann. Questo è il Sole che irraggia energia elettromagnetica nello spazio e la stella di raggio doppio. Siccome queste due stelle si trovano nel vuoto, c'è solo nel bilancio energetico la quantità di energia emessa e non c'è la quantità di energia assorbita dall'ambiente, in quanto l'ambiente è lo spazio vuoto. Altrimenti ricordiamo che in generale c'è sempre un bilancio termico tra energia che esce dall'oggetto caldo e energia che entra, perché l'oggetto caldo scambia energia con l'ambiente, quindi un po' ne emette ma un po' ne assorbe dall'ambiente. In questo caso no, perché la stella sta nel vuoto, quindi sta in un ambiente nel quale emette energia ma non assorbe. Quindi la formula da utilizzare è questa di Stefan Boltzmann. Noi conosciamo del Sole il raggio, questi si trovano su Wikipedia, sui libri di fisica, si trovano da tante parti. Il raggio del Sole è questo valore per 10 alla nona metri. La temperatura del Sole media, superficiale, abbiamo detto che è 5504 gradi centigradi, ma attenzione che lo dobbiamo portare in Kelvin, perché nella legge di Stefan Boltzmann le temperature devono essere sempre espresse in Kelvin. Quindi dobbiamo sommare 273 ai gradi centigradi per avere i Kelvin. Poi sappiamo che la stella irraggia 200 volte più del Sole, quindi l'energia emessa al secondo dalla stella è 200 volte quella emessa dal Sole. Questo è il simbolo del Sole che rappresenta il puntino al centro del sistema solare, questa è la stella. Esistono due procedimenti per risolvere questo problema, cioè per trovare la temperatura superficiale della stella. Uno è più lungo, l'altro è più breve. Il procedimento lungo consiste nel calcolare il flusso di energia emesso al secondo dal Sole, quindi questo qua, con la legge di Stefan Boltzmann, in quanto noi conosciamo la temperatura del Sole, conosciamo anche l'area del Sole, perché il Sole è una sfera la cui area, la superficie, vale 4 pi greco il raggio al quadrato. E sostituendo il raggio troviamo questo valore, questa è la superficie del Sole di una sfera. Conosciamo poi la costante di Stefan Boltzmann e sappiamo anche che le stelle hanno un coefficiente di emissività pari a 1, perché sono praticamente degli emettitori e anche degli assorbitori perfetti, infatti si chiamano corpi neri, a dispetto del fatto che sono brillanti, perché sono degli assorbitori perfetti ma anche degli emettitori perfetti. Andando a sostituire tutti i valori dentro la formula di Stefan Boltzmann otteniamo la quantità di joule di energia radiante che viene emessa dal Sole ogni secondo. Sono 3,85 per 10 alla 26 watt, watt vuol dire joule al secondo. In realtà il valore più corretto riportato su Wikipedia è 3,83, questo perché abbiamo utilizzato delle approssimazioni. Ora che abbiamo calcolato l'irraggiamento del Sole, sappiamo che quello della stella è 200 volte più grande, quindi 200 per questo. Però sappiamo anche che l'irraggiamento della stella di nuovo è espresso dalla legge di Stefan Boltzmann. La costante di Boltzmann, il coefficiente di emissività della stella, anche lei è pari a 1, la superficie della stella e la temperatura della stella alla quarta, questa è la nostra incognita. La superficie della stella la calcoliamo come abbiamo fatto prima per il Sole, possiamo anche utilizzare un sistema leggermente diverso, perché il raggio della stella è il doppio del Sole, siccome poi questo raggio va elevato al quadrato viene fuori un fattore 4, quindi raddoppiando il raggio la superficie quadruplica. E quindi la superficie della stella è 4 volte la superficie del Sole, 4 volte il valore che abbiamo trovato prima, e quindi questa è la superficie della stella. Andiamo a sostituire qua, ricaviamo l'incognita, l'incognita sta a destra dell'uguale, la lasciamo a destra, T alla quarta, temperatura della stella, e a sinistra lasciamo tutti i numeri, quindi questo, sigma lo portiamo qua sotto, è la costante di Stefan Boltzmann, l'area della stella la mettiamo qua sotto e poi estraiamo la radice quarta.
per trovare la temperatura della stella, quindi la radice quarta di tutto questo calcolo. Il risultato è circa 15.360 Kelvin. Vediamo le unità di misura, i watt si semplificano, i metri quadrati si semplificano, Kelvin alla quarta torna al numeratore, giustamente perché questo calcolo ci dà la temperatura della stella alla quarta, Kelvin alla quarta. Facendo la radice quadrata viene Kelvin. Ora vediamo il procedimento breve che presenta molti meno calcoli. Si parte sempre dal dato del problema che l'irraggiamento della stella è 200 volte l'irraggiamento del Sole. Poi si sostituisce la legge di Stefan Boltzmann ai due irraggiamenti, quindi quello della stella è sigma E che vale 1, superficie della stella, temperatura della stella alla quarta, 200 lo ricopio, e l'irraggiamento del Sole è la stessa formula, quindi sigma E che vale 1, stavolta c'è la superficie del Sole, la temperatura del Sole alla quarta. Già vediamo che la costante di Stefan Boltzmann si semplifica, ecco perché i calcoli risultano più semplici. Ricavo l'incognita che è la temperatura della stella alla quarta, 200 lo ricopio, e questa superficie della stella la porto a destra a dividere. Quindi ottengo superficie del Sole diviso superficie della stella e la temperatura del Sole alla quarta. 200, la superficie del Sole, 4π greco raggio del Sole al quadrato, la superficie della stella, 4π greco raggio della stella al quadrato, i 4π greco si semplificano e poi questo qua lo ricopio. Quindi 200, il rapporto dei raggi Sole-Stella al quadrato, e ricopio questo, quant'è il rapporto dei raggi? E siccome il Sole è metà della stella, la stella era il doppio del Sole, questo rapporto è un mezzo. Un mezzo da fare al quadrato diventa un quarto, 200 diviso 4 fa 50, quindi la temperatura della stella alla quarta è 50 volte quella del Sole alla quarta. Faccio la radice, estraggo la radice quarta e semplificando viene la radice quarta di 50 e qui mi rimane la temperatura del Sole. La radice quarta di 50 è circa 2,66, infatti 2,66 all'incirca è quel numero che elevato alla quarta mi dà 50. Quindi è 2,66 circa per la temperatura superficiale del Sole in Kelvin. Ricordiamo che la legge Stefan Boltzmann vuole le temperature sempre in Kelvin. E quindi la temperatura della stella è 15.360 Kelvin. Come ultima cosa, ricordo come si fanno i calcoli utilizzando le potenze del 10. Per esempio, se noi vogliamo inserire nella calcolatrice scientifica la costante di Stefan Boltzmann, dobbiamo scrivere 5,67, poi non dobbiamo premere per 10 elevato all'ottava, no, per 10 elevato all'ottava si fa attraverso il tasto exp, questo qua. Quindi si preme il tasto exp, viene fuori per 10 alla e poi si inserisce meno 8. Meno 8 però attenzione che il meno non devo prendere questo, cioè il meno della sottrazione, ma devo prendere il meno del cambio di segno. Quindi meno 8 e così via per esempio 6,09 per 10 alla 18, eccetera.